quello. Sì, è questo. Ma dove stringere? Dell'ombrello, che è quello da cucire nell'asola, perché per il resto l'ha fatto chiaramente l'ombrellaio. Che bello. Adesso Paolo, tu cosa stai facendo? Perché uno che ti vede dice: ma questo non sta facendo l'arrotino. Esatto. Ma il meccanico. Sto affilando la catena, però era sporca e l'ho pulita. Ma che catena è? Perché a me sembra quella. Ah, a me sembrava quella da motorino invece di. No, no, la catena è la motosega, per tagliare la legna. Paolo abita in provincia di e fai mercato. Non ha un. Cioè questo qua è il suo negozio praticamente. Quindi riesce a spostarsi e dare servizio in vari punti, ecco, di. Quando ci sono delle fiere, dei mercati, si trova con il suo mezzo, per esempio. Quella che serve per fare cameria proprio, forbici, coltelli. Tu Paolo hai iniziato con la bicicletta, allora? No, la bicicletta è quella di mio nonno. Quindi tu io continui. Io ho cominciato con la mola di mio padre a 13 anni. Quella fissa. Quella fissa. Muratura. E poi pian piano mi sono attrezzato. Ora così. Perché faccio i mercati e faccio poi anche servizio a domicilio. Per quelli che si dimenticano i pezzi a casa, dicono puoi venire a casa mia, certo che vengo a casa sua. Mi dà l'indirizzo, vado là e gli faccio il lavoro. Mi dà da vivere una vita normale. E la soddisfazione di aggiustare le cose vecchie. Ah, non il denaro. No. Quelli che fanno un mestiere per denaro sicuramente lo fanno male. Invece chi lo fa per passione sicuramente lo fa bene. Passione per vivere. E poi perché? Basta avere i soldi per vivere, non serve andare sulla luna. O no? Certo, anche perché come persone io chiamo vecchie e non anziane, vecchie vuol dire che sanno, si impara tantissime cose. Che ci vorrebbe una vita per impararle, loro te le insegnano in 10 minuti, un quarto d'ora. E tu sei soddisfatto. Perché la vera ricchezza, non dico che la povertà, ma è star bene.